Andiamo ora a Teramo per il 70° anniversario della Costituzione. Bambini ed anziani a braccetto per ricordare l'importanza della carta fondamentale della Repubblica Italiana. Gabriele Mastellarini. Io sulla Costituzione ho disegnato una farfalla colorata con tutte le, con delle parole. I bambini e la Costituzione della Repubblica Italiana nel 70° anniversario della sua promulgazione. L'iniziativa a Teramo, dove gli scolari delle primarie si sono stretti attorno ai loro nonni, vale a dire gli iscritti al sindacato pensionati della CGIL. I piccoli hanno disegnato il calendario 2018, che per ogni mese raffigura un articolo della Carta fondamentale. Inoltre sono state effettuate delle lezioni sulla Costituzione, in particolare sugli articoli relativi al principio di uguaglianza. Maria Peracchia e Emanuela Anelli sono le due insegnanti responsabili del progetto. Abbiamo puntato proprio sull'uguaglianza, essere diversi ma essere uguali. Ed è stato bello perché i bambini si sono avvicinati alla Costituzione, poi abbiamo avuto anche un'esperta che è venuta a scuola e ha parlato delle diverse problematiche che riguardano la donna nel lavoro, e i bambini hanno fatto anche i loro interventi. Noi abbiamo esaminato insieme alla collega il 3, il 37 e il 51, che sono quelli che riguardano, diciamo, la donna. E poi portiamo oggi una filastrocca sulla Costituzione e una poesia di Alda Merini, Sorridi donna. Per il sindacato pensionati CGIL è intervenuto il segretario nazionale Ivan Pedretti. Perché questa idea? Perché bisogna passare alle nuove generazioni la memoria, la storia del nostro paese e soprattutto i doveri e i diritti che le persone hanno.